L'operazione cominciata la scorsa settimana si è protratta e si è arrivati a quella che è un po' la cima della piramide, spostandovi su un altro territorio che ha collaborato con i propri militari, insomma con il comando di fermo. Esatto, lo scorso sabato mattina, 9 aprile, alle prime luci dell'alba, i nostri carabinieri, in collaborazione con quelli di Casal di Principe, nel comune di Casa Pesenna, hanno tratto in arresto 3 nigeriani per spaccio internazionale di sostanze stupefacenti. Quindi, risalendo la china dei precedenti arresti dello scorso 7 aprile, abbiamo individuato quella che era la casa in cui gli spacciatori detenevano lo stupefacente che era stato trasportato nel nostro territorio e dopo un'irruzione abbiamo sequestrato circa 1,5 etto ulteriore di eroina, 5.000 euro in contanti e vari telefoni cellulari che venivano utilizzati proprio per lo spaccio. Quindi l'operazione è stata svolta dopo un appostamento, poi quando i potenziali insomma acquirenti hanno bussato alla porta, l'irruzione è stata fatta dai militari dell'arma, come spiegava lei. E praticamente siete arrivati a Casal di Principe come? Sempre dalla pista insomma qui sul territorio fermano, in base anche a quelli che sono i tenori di vita, un po' tutti i parametri che voi tenete monitorati? Esatto, da un'attenta analisi svolta nei confronti degli acquirenti e degli spacciatori arrestati il 7 aprile, le indagini ci hanno condotto in quel territorio e dopo un'ulteriore analisi collaborata da parte dei colleghi di Casal di Principe, alle prime luci dell'alba l'obiettivo era ben identificato. Dopo poche ore di appostamento, quindi parliamo delle 6 circa, 2 spacciatori e 2 acquirenti si sono presentati alla porta degli spacciatori, quello è stato il momento propizio per effettuare l'irruzione e avere poi il riscontro positivo. Parliamo sempre di soggetti pregiudicati di varia nazionalità, perché un nigeriano, un ivoriano e una donna, esatto, anch'essa molto giovane, che cercava di disfarsi appunto della droga nel momento in cui c'è stata l'irruzione. L'operazione in totale, oltre 5.000 euro in contanti e alcuni cellulari, diciamo che ammonterebbe circa a 50.000 euro tra gli arresti del 7, euro. Sì, per quanto riguarda la droga tagliata. Adesso il prossimo obiettivo quale sarà, capitano? Le indagini proseguono assolutamente e l'obiettivo potrebbe essere, anzi sarà sicuramente quello di identificare i potenziali acquirenti di questi soggetti e quelli che sono già stati acquirenti nel territorio fermano. Questo servirebbe a che cosa in particolare, capitano? Questa situazione sicuramente ci porterà a identificare quelli che sono gli acquirenti dello stupefacente, in questo caso parliamo di eroina, quindi una droga molto cattiva che colpisce la fascia debole e chiaramente potrebbe essere un fenomeno utile per eliminare la cosiddetta fascia di microcriminalità e delinquenza che per procurarsi questa tipologia di stupefacente spesso commette degli episodi non regolari nel territorio.